Ciao a tutti ragazzi, sono Facos Game Over, bentornati su Dragubox e questo è oggi ragazzi, per una richiesta di Anna Paola Cannavacciuolo, voglio salutarla. Ti mando un bacio, bella mia. E mi ha chiesto di fare lo scotto tra Goku Tessito del DS6 e quello incompleto del DS14. E per vedere quale dei due sono forti, che è una richiesta interessante perché ragazzi li proveremo. Ma un'altra cosa, ragazzi, se nello scorso video vi siete persi, ovvero Gogeta contro Vegeta, ha dato il suo pedeschere e recuperato. Allora, prendiamo una versione di. Boh, qual è di Goku? Può andare. Vabbè, tanto, raga, è uguale. Allora, prendiamo questo Goku e un altro. E andremo ovviamente a torneo della potenza. Questa ragazzi l'idea è geniale. Proveremo ragazzi quale dei due Goku testito sia più forte. Scrivetevi raga nei commenti comunque. Che tra l'altro ovviamente raga iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto. Premete la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video ragazzi. Mi raccomando, seguite, ecco, come al solito, ragazzuoli, i miei profili sui social. Vai, perfetto. Mazza, raga, è velocissimo. Mamma mia, questo Goku. Ricarichiamoci. Opla. Vai, visione divina. Meno male, ragazzi, che l'ho beccato in tempo. Mamma ragazzi, bellissimo. Ah ragazzi, la teoria era giusta. È più forte del Goku Tessito completo. Facciamone un'altra ragazzi, perché ragazzi è bellissimo ragazzi. Comunque ragazzi, ovviamente, condividete con i vostri amici. E come sempre, scrivetemi nei commenti quale degli altri match volete vedere ragazzoli. Mi raccomando. Vai, partiamo alla boba. Mi ha dato un colpo di pazza, bravo. Ecco, mi ha fatto anche io la Holda Celestial, bravo. Goku, che cavolo picchi. Mamma mia, raga, comunque bella idea Anna che ha avuto per Goku Tessito corto, completo e incompleto. Mamma mia, bellissimo. Vai, carichiamo Laura e mi sono fatto il tempo. Volevi ascere. Opla, mi è mancato. Pensavo di non aver ottenuto bene. Vai, nata visione divina. Mamma mia, ragazzi. Bellissimo, ragazzi. Molto bene ragazzi, ma questa volta faremo un altro match. Visto ragazzi che vi è piaciuto questo raga, mica ci fermeremo qui. Perché ragazzi, voglio arricchire un attimo lo scotto tra Goku Tessito e quello di Jiren ragazzi. Li faremo dalle forme. Poi ragazzi dopo faremo Kokefa. Ecco. Eccolo, pensavo di non averlo beccato giusto, ragazzi. Perché, ragazzi, mo, prima che poi chiudiamo i video, gli chiamo un altro scotto. Ma questa volta, ragazzi, Goku Tessito segno Koto che fa, raga. E se pensate il mio preferito, ragazzuoli. Vai, mamma mia, ragazzi, creiamo la battaglia. Vai così. No, opla, preso. Mamma mia, vai, vai, vai. Oh, mannaggia, che botta mi ha preso. Aia. E bravo Gire. Ah. Bene, ricarichiamoci un po'. Effetto. Ti piaceva, Gire. Vai, segno del risveglio. Bo, 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 bo. Mannaggia, chi te vive, mi è scappata. Mi è scappato. Vai, beccato in pieno. E boom! Mamma mia, raga, che figata. Aspettate. Perfetto. E qua, e qua. Anzi, non viene. Vabbè, dopo.
Vabbè, questa. Vabbè, ho sbagliato. Fatta camera divina. E vabbè. Fatta parte perfetta. Bravo. Bravo, gire. Top. Vabbè, l'hai avuto tutto. Oh, segno di sveglio. Motacci tua. Madonna. Aio. Bene, mi si è attivato almeno la superna. Inizio a pedici la mano. Vai, Goku, dai. No, lo pede. Vuoi recuperare questo scoto? Vai, impulso dell'anima. E bravo, Goku. E così, ragazzi, Goku riesce a iniettare gire con la sua forma. Adesso, ragazzi, prendiamo Goku. E che fa, ragazzi? Mi fa gasare un botto, ragazzi, questi. Perché, ragazzi, l'idea di creare gli scotti è sempre stato il mio preferito, ragazzi. Che, raga, non mi stancherò mai, ragazzi, di queste figate che hanno mai aggiunto, ragazzi, nel gioco. Speriamo pure di creare un po' la battaglia d'etica se fa la suprema che fa, ma spero di con tutto il cuore. Vai Goku, vai Goku, mammena la gara che fa, e che fa, il mammeno forte, ricarichiamoci Laura, perfetto, aia, vabbè, aia, chi bottarella, vai, oh, dovevi fare con quelle sfere? Ancora un po', perfetto. Aia. Vabbè, che botta che mi ha dato però. Vai, segno di risveglio. Mamma mia, quante ricoglionita che fa. Boom. Mamma mia, che figata. Vediamo un po' cosa vuoi fare. E qua, via qua. Oh, invece di spararmi spere di energia. Mamma mia, quante shot. Vai, beccalo, annientalo. Mamma mia, ragazzi, mi sto gasando come un matto. Bellissimo, madonna, ragazzi. E ora, ragazzi, per chiudere questo video, ricreiamo, raga, lo scotto che ha fatto emozionare tutti i fan di Dragon Ball. Ovvero, prendiamo Goku Ultra Istinto e prendiamo anche Gira a massima potenza, ragazzi. Così, ragazzi, ricreiamo l'ultima battaglia finale con loro due ragazzuoli. Mamma mia, ragazzi, mi fa gasare. Comunque, ragazzi, durante dell'uscita di SE ancora non c'è la data, però almeno questo, ragazzi, vi potrà aiutare a farvi gasare sempre più. Vai, sì, che è la battaglia, ragazzuoli, bellissimo. Vai Goku, vai Goku, mamma mia, bellissimo. Vai, velocissimo pure Laura, è proprio bello, raga. Spero che in un prossimo aggiornamento ce la metteranno la trasformazione dell'Ultra Istinto per noi Saiyan, ovviamente. Vai, preso. Vai, visione divina. E arrivederci, Jiren. Mamma mia, ragazzi, bellissimo. Vabbè, ragazzi, direi che il video è andato bene. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto, per mettere la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E noi, ragazzi, ci vediamo per un prossimo video. Ciao, ragazzi.